qua dove è emergenza sicurezza, l'assessore provinciale Pavanetto chiede ai comuni di usare la polizia locale non solo per fare multe. Fusione APS e Bus Italia, i sindacati chiedono garanzie per i lavoratori, istituzioni vigilino su questa operazione, garantiscono il servizio pubblico. Il Pedrotti cambia gestione e chiude per 2 mesi per rifarsi il look, i dipendenti sono preoccupati di perdere il lavoro ma il comune li rassicura. Ciclisti travolti, 2 gravi incidenti in giornata a Padova e San Giorgio delle Pertiche, ricoverata in fin di vita un'anziana. Il sindaco di Abano Terme Luca Claudio, dopo aver sposato una coppia gay, apre anche ai non residenti, qui si possono unire in matrimonio senza problemi. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura ancora il tema della sicurezza non solo in città ma anche in tutta la provincia, visti i numeri in crescita delle rapine a mano armata. Oggi ha parlato l'assessore alla sicurezza, l'assessore provinciale Enrico Pavanetto. Si può parlare di emergenza? Ma l'emergenza ormai è costante da più di qualche anno. Padova, sostiene l'assessore provinciale alla sicurezza, si è fatta in questi anni la nomea di città franca per via di scelte politiche sbagliate. Ora è necessario frenare l'escalation di criminalità che sta interessando non solo il territorio comunale, ma anche tutta la provincia. I malviventi spesso arrivano da fuori, colpiscono e se ne vanno indisturbati. Purtroppo in molte occasioni si tratta di predoni che arrivano da fuori provincia o addirittura da fuori nazione per fare quello che di male fanno sul nostro territorio e poi scappare attraverso le grandi vie di fuga. È per quello che anche per le nostre forze dell'ordine a livello provinciale può essere più difficile riuscire ad individuarli. 4 rapine a mano armata in poche ore. Un distributore a Piove, una banca a Vigonza, un orafo e un comprooro a Selvazzano e all'Arcella. E la scorsa notte una spaccata in un negozio di abbigliamento a Conselve. L'appello è rivolto alle amministrazioni comunali perché sfruttino a pieno le potenzialità delle forze di polizia locale. Utilizziamo le polizie locali del nostro territorio non soltanto come esattori delle tasse, esattori di contravvenzione legata al codice della strada, che comunque in qualche modo sono importanti per la sicurezza di chi utilizza le nostre strade, ma utilizziamoli anche per costruire sicurezza sui nostri paesi. Il quesito del TG Linea Aperta che vi stiamo proponendo questa settimana è proprio dedicato al tema della sicurezza in tutta la provincia di Padova. Dite la vostra inviando un sms al numero che state vedendo in sovraimpressione oppure scrivendo una mail a padova@reteveneta.it. Ieri vi avevamo dato la notizia della fusione APS Bus Italia, quindi della rivoluzione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano in tutta la provincia di Padova. I sindacati hanno avuto un incontro con il comune e chiedono che vengano tutelate i diritti dei lavoratori. La rivoluzione del trasporto padovano dovrebbe far crescere in 3 anni i posti di lavoro, almeno 39. La promessa fatta dai vertici di APS Holding, che con la mediazione del comune hanno iniziato il processo di fusione con Bus Italia, ex Sita. Nasce Bus Italia Veneto, che gestirà il trasporto urbano ed extraurbano. I sindacati hanno incontrato ieri il sindaco Rossi e chiedono che queste promesse vengano messe nero su bianco. Abbiamo proposto di fare questo accordo, questo protocollo politico confederale, proprio per mettere dei paletti e delle garanzie che ci tutelino, per così dire, in prospettiva. Se l'intenzione è questa, benissimo, troviamoci, mettiamolo nero su bianco. I sindacati di CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un protocollo d'intesa per avere garanzie dal comune che, al di là degli assetti societari, funga da controllore per garantire il rispetto del servizio pubblico per la cittadinanza di tutta la provincia. Inoltre dovranno essere tutelate le condizioni lavorative degli attuali dipendenti. Primo, salvaguardare evidentemente i livelli occupazionali per quanto riguarda in particolare APS, visto che parliamo con il sindaco di Padova. Secondo, la condizione contrattuale di questi lavoratori. Terzo, ultimo ma non ultimo, la qualità del servizio, che non deve avere delle ricadute in seguito a questa operazione. Ed è stata aggiudicata dalla Regione al raggruppamento temporaneo di imprese comprendente Maltauro S.P.A., Nuova Co. Edmar ed Intercantieri Vitadello la concessione per la realizzazione della nuova strada regionale 10 Padania Inferiore. Lo ha deciso la Giunta Veneta su iniziativa dell'assessore alle politiche della mobilità Renato Chisso. Quindi presto verranno iniziati i lavori di costruzione che dovrebbero durare 48 mesi con un contributo pubblico a fondo perduto di 33 milioni e mezzo di euro.
Il Pedrocchi, lo storico caffè padovano, si rifà il look, ci sono dei lavori di restauro da fare in vista del cambiamento di gestione, ma la preoccupazione dei lavoratori è quella di perdere il posto di lavoro visto che il caffè verrà chiuso per 2 mesi. Il Pedrocchi cambia gestione, chiude 2 mesi per rifarsi il look e i lavoratori tremano. È un avvicendamento della gestione, abbiamo fatto una gara, ha vinto una società che da gennaio prende in mano il Pedrocchi. Questa società investirà parecchi denari per riammodernare lo stabilimento. L'aspetto che è oggetto invece di una discussione, cioè non c'è nulla di deciso, anzi l'amministrazione, le idee abbastanza chiare, riguarda il futuro di chi attualmente lavora al Pedrocchi. 14 dipendenti potrebbero perdere il posto di lavoro. Questi i rumors che circolavano nei corridoi dello storico caffè padovano nelle scorse ore. Secca la smentita del comune. Noi siamo convinti che sia un diritto dei lavoratori attualmente impiegati al Pedrocchi proseguire nel loro rapporto di lavoro anche con la futura gestione, quindi quello che abbiamo letto sui giornali ci sembra saltare un po' troppo velocemente una questione che invece per l'amministrazione è fondamentale, cioè tutelare questi lavoratori. I dipendenti hanno il diritto di mantenere la propria occupazione e non sono Umberto Zampieri o l'assessore Dalla Vecchia a dirlo. Quanto a noi risulta, la legge tutela i lavoratori, questo è sempre stato chiaro, sono norme a livello nazionale, il codice civile, almeno questo anche in fase di bando, avevamo sentito alcuni tecnici esperti di diritto del lavoro, quindi riteniamo che siano tutelati. Ci auguriamo anche che questa aspettativa sia ribadita dal nuovo concessionario. E mentre si discute di primarie nel centro-sinistra e anche per quanto riguarda il centro-destra in vista delle amministrative 2014 nel comune di Padova, la Lega ha deciso, lo dice Bitonci, di fare le primarie nei propri banchetti. Centrodestra padovano in piena bagarre in vista delle prossime elezioni a sindaco. Le candidature certificate al momento restano quelle di Saia e Rocco Bordin. Da capire, dopo la scissione romana, come si muoveranno Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Nel frattempo, Bitonci, che non ha mai nascosto una personale aspirazione a fare il primo cittadino, visto anche il suo recente passato, propone di dare voce alla gente. Ma noi faremo una cosa simpatica con i nostri militanti, facciamo le primarie nei gazebo, quindi stiamo predisponendo tutta una serie di volantini di documentazione, anche delle specie di postazioni dove si potrà tranquillamente votare, dando l'indicazione, chiediamo ai padovani di indicare chi può essere per loro il futuro sindaco di Padova. Lo vogliamo fare perché vogliamo capire qual è l'indicazione da parte dei cittadini. La Lega Nord dunque si muove con un'operazione che potrebbe essere giudicata ruffiana, ma che ha come obiettivo quello di smuovere una situazione di stallo che con il passare delle settimane potrebbe risultare decisiva in maniera negativa per la corsa a sindaco. Bitonci lancia il programma del Carroccio. Noi mettiamo al primo punto la sicurezza. Questa è una città che negli anni ha subito un degrado veramente impressionante rispetto ad altre realtà locali. E siamo alla cronaca con 2 gravi incidenti stradali avvenuti quest'oggi a Padova e San Giorgio delle Pertiche. Fra poco vedremo le immagini che si riferiscono all'incidente stradale avvenuto in via San Marco a Padova Est, proprio davanti alla sede della Safilo. Una bicicletta che stava attraversando la strada è stata investita da un'auto. L'uomo è stato sbalzato a terra, dove è rimasto il suo berretto. Sul posto anche la polizia municipale per i rilievi ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova. Come è stata trasportata d'urgenza anche l'anziana investita a San Giorgio delle Pertiche mentre stava attraversando la strada, le sue condizioni però sono molto più gravi. Ed ora in breve altre notizie di cronaca che arrivano da Padova e provincia. Ha aperto la porta ad una giovane donna gentile di bell'aspetto e ben vestita. Un'anziana padovana residente in via Mestre è stata raggirata e derubata da una finta assistente sociale. La giovane ha detto di essere una dipendente del comune e siccome la 76enne in passato era già stata seguita dai servizi sociali, si è fidata delle parole cortesi della truffatrice. La donna però, approfittando di un momento di distrazione dell'anziana, è riuscita a scappare portandosi via 200 euro e gioielli.
urla insulti e tanto baccano. Lite questa mattina in via del Santo davanti alla facoltà di scienze politiche. Almeno una decina le persone che avrebbero preso parte all'acceso diverbio, forse studenti. A segnalarlo un passante che preoccupato ha chiamato il 113. All'arrivo delle volanti però si erano già tutti dileguati. Importuna una 25enne che stava camminando nel parcheggio del centro commerciale Brentelle a Sarmella di Rubano. Un uomo non ha esitato a calarsi i pantaloni e a mostrare i genitali, inseguendo la ragazza che impaurita si è rifugiata all'interno di un negozio del centro commerciale. Sul posto i carabinieri, ma il maniaco era già scappato. A Legnaro invece i militari dell'arma hanno denunciato per atti osceni un 69enne imprenditore edile molto conosciuto in paese. Nell'ultimo periodo si dilettava a mostrare i genitali in pubblico davanti a donne e bambini. Il sindaco di Abano, Luca Claudio Benedice, un'unione civile omosessuale. La coppia è stata inserita nel nuovo registro riservato alle unioni civili per i non residenti nel comune aponense. Le parole sono quelle che si usano a diritto nell'unione classica, e quindi alla fine ci sta sempre il classico applauso e il classico bacio, quindi nulla di più e nulla di meno. Dopo l'iniziale emozione tutto è andato come ogni altra occasione. Lette le formule di rito e via a festeggiare, il sindaco di Abano Luca Claudio racconta la celebrazione della prima unione gay nel suo comune. Un'unione che si è potuta sancire grazie ad una nuova delibera inserita nel regolamento comunale e approvata dal Consiglio il 24 ottobre scorso. I registri per l'unione civile nel comune termale ora sono due, uno per i residenti e uno per i non residenti. E proprio su questo registro è stata annotata la coppia omosessuale. Il principio che ha ispirato questa delibera di consiglio prima per arrivare poi all'atto concreto, quindi all'atto di unione civile, è un principio molto semplice, che è quello della libertà. Noi riteniamo che sia ormai giusto che venga regolamentato, al di là di quello che possono essere i giudizi e le opinioni personali di ognuno di noi, ma ciò che è giusto è che sia regolamentato. Non è possibile che una coppia di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, non possa avere pari diritti di una qualsiasi altra coppia unita con un diritto civile. I due sposi non abitano ad Abano, ma vi vorrebbero risiedere. Il sindaco Luca Claudio non esclude che presto altre coppie potranno fare richiesta per celebrare l'unione civile nella cornice di Villa Bassi, sede del comune. Per il Torio Aponense una spinta in più e, come aveva detto quest'estate il sindaco, la possibilità di incentivare il turismo gay. La delibera vuole superare molte discriminazioni, riconoscere l'amore e l'affetto di chiunque condivida la stessa abitazione. Noi invieremo poi questo atto di unione civile ai comuni di residenza delle coppie che vogliono unirsi, in modo che le amministrazioni, se vogliono, di competenza ne prendano anche loro atto. La Caritas Padovana ha iniziato una raccolta fondi per aiutare la Sardegna e dopo il passaggio del ciclone Cleopatra. Siamo anche particolarmente vicini alla Caritas Sarda, perché proprio quest'estate abbiamo fatto un gemellaggio tra i giovani di Padova e i giovani sardi a Cagliari, per cui conosciamo anche tanti amici, tante persone che sono state coinvolte da questa situazione così drammatica. Un aiuto concreto alle popolazioni sarde colpite duramente dal ciclone Cleopatra, che ha mietuto 18 vittime. Un aiuto per ricominciare, quello dato dalla Caritas Padovana, che guarda già la ricostruzione dei paesi spazzati via dalla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla Sardegna. A pochi giorni dal dramma delle Filippine, una nuova emergenza. Abbiamo già questa settimana visto come molti parroci stanno iniziando a portare le offerte che hanno raccolto nelle parrocchie. La Caritas raccoglie le donazioni dei padovani per poi coordinarsi con le organizzazioni diocesane locali che conoscono il territorio e sanno come indirizzare i fondi raccolti. Cioè saranno le Caritas delle Filippine che vivono nel luogo, per cui non sono improvvisate, ma conoscono il territorio, conoscono le situazioni, che poi ci rendicontano come usano i soldi e noi a nostra volta rendiconteremo ai nostri donatori. In chiusura vi ricordo la programmazione, come sempre l'appuntamento a partire dalle 21.05 con Focus, l'attualità politica ed economica al centro del dibattito con il direttore Luigi Bacialli e i suoi ospiti. TG Padova termina qui, grazie per averci seguito e buona serata in nostra compagnia.